昼の方は裸の王様嫌い、鉛の兵隊は勇気の女王の家来。おやおやアンデルセン、はてはてアンデルセン、ミスターアンデルセン、こんな話は作らなかったの。お話ちょっぴり狂ってる、世の中ちょっぴり狂ってる、はははは、夢の積み木を積み替えよ、みんなみんな集まれ。Esageriamo! Oh, vuota! Oh, bollicina, non mi piacciono le Alpi Svizzere, ho tanto freddo! Strano che l'Università della Magia mi abbia mandato una busta vuota! Pensavo di aver fatto una buona azione l'altra volta impedendo a Rudy di uccidere quei cervi, ma non sapevo quanto egli fosse esperto! Ricordate, bambine, Bingo e io siamo qui in missione per aiutare Rudy! Mentre lui dava la caccia ai cervi, io sapeva di essere a sua volta preso di mira dalla regina del ghiaccio, che cerca di uccidere chiunque si avventuri nel suo regno. Ella dà ordine ad una valanga di abbattersi su Rudy. «Valanghe, distruggete quell'uomo!» urla la regina. Ma Rudy è un esperto scalatore e con un balzo si mette in salvo. La regina non riesce a capire dove ha sbagliato e chiede consiglio a Vertigine, la sua governante. Giù al villaggio, Rudy conosce Babette, la graziosa figlia del ricco signor Miller, e se ne innamora, ma il suo amico mercante gli consiglia di dimenticarla perché lui è troppo povero per lei. Il giorno dopo, Rudy partecipa ad una gara di tiro di cui è vincitore e regala il premio a Babette. E si comprendono di amarsi con grande soddisfazione di tutti, compreso il padre di Babette. Ma anche la regina del ghiaccio è innamorata di Rudy e ha intenzione di attirarlo nel suo gelido regno. Vorrei che Babette non abitasse al villaggio di Bex, è molto lontano da casa, ma ne vale la pena. Sì, forse farei più in fretta passando da quella parte. Rudy, sei il benvenuto nel mio regno. Presto il sole calerà e sarà allora che ti catturerò. Nessuno potrà averti, soltanto io. La vita nel mio palazzo di ghiaccio è solitaria. Vertigine! Sì, regina, che succede? Voglio uscire, voglio cavalcare sul mio destriero volante. Vai a prenderlo. Sì, cara. Quella Babette non metterà le sue grinfie sul mio Rudy. Se potessi andare nella vallata, la ucciderei. Portami attraverso il buio della notte, così incontrerò Rudy, il mio grande amore. Regina, eliminalo in fretta e falla finita con lui. Mai! Lui mi appartiene! Ah, quella sconsiderata. Oh, Babette, come sei adorabile. Non volevo andarmene. Rudy, grazie per avermi riaccompagnata a casa. Sei stato molto gentile. Oh, Babette, beh, io veramente... Credi che tuo padre permetterà che ci rivediamo? Oh, sì, papà ne sarà felicissimo. Wow, sono al settimo cielo. Allora verrai domani a fare un picnic con me al lago? Sì, mi piacerebbe molto, ma dov'è questo lago di cui parli? È Interlaken, il lago alimentato dal ghiacciaio. C'è un'isoletta al centro con un meraviglioso altare. Ah, sarà stupendo! Muoio dalla voglia di vederlo, verrò senz'altro, Rudy. Sei sicura?
Sì, certo, sono sicura. Ebbene, verrò a prenderti domattina. Ti aspetterò, Rudy. E forse papà ci lascerà usare il calesse per arrivare ai piedi della montagna. Sta iniziando a nevicare. Io ho ancora un bel pezzo di strada da fare prima di arrivare a casa. Aiuto! Sono capitato in una bufera di neve. Sbatti più forte le ali. Non dobbiamo permettergli di arrivare a casa. Avanti, forza, voglio una tormenta. Voglio che la neve ricopra ogni cosa, così che lui non abbia più alcun punto di riferimento che lo guidi. Neve, sommergilo, così non si potrà più muovere. Ora mi appartiene, intrappolato dal ghiaccio come una mosca nella tela di un ragno. Non mi sfuggirà più. Neve dappertutto. Non ce la farò mai a proseguire questa notte. Dovrò aspettare l'alba. Spero di non morire congelato. Fiocchi di neve, soldati miei. Gelate il suo cervello, fategli perdere la volontà, così potrò portarlo al mio palazzo. Non devo dormire, sennò è la fine. Devo resistere, devo rimanere sveglio. Fiocchi di neve, annientate la sua volontà. Cavallo, muovi le tue ali. Quando avrà perso i sensi, potremo trasportarlo a palazzo. Babette, volevo così tanto fare con te questa gita. Sbatti le ali più forte. No, non dobbiamo lasciar cadere quei tronchi. Rudine verrebbe schiacciato. No, sta scivolando lungo la montagna. Oh. Oh, come ho fatto ad arrivare fin qui? Mi devo essere addormentato. Ah, la fortuna mi assiste. Ora so dove sono. Una slavina mi ha trascinato nella giusta direzione. Presto, coprite ogni punto di riferimento. Non dategli scampo. La bufera di neve continua. Se soltanto avessi una slitta potrei scivolare giù fino a valle. Oh. Sì, userò quell'albero, è una buona idea. No, non lo farai, Rudy. Non mi sfuggirai così facilmente. Molto bene, sia Rudy che l'abete saranno congelati. Cavallo, sbatti le ali! Voglio che siano bloccati dal ghiaccio. Maledizione, il sole sta sorgendo, è troppo tardi per me. Non finisce qui, ti catturerò in qualche modo. La volta scorsa ti era riuscito meglio. Lo so, ma non ho avuto tempo di esercitarmi e di fare i vocalizzi, Bingo. Sei una cornacchia. Comunque Rudy non ti ringrazierà perché ama Babetto. Rudy non mi ha ancora vista. Quando mi vedrà impazzirà per me. Oh, vertigine, ho fallito ancora una volta. La sua abilità e il suo coraggio mi fanno innamorare sempre di più. Deve essere mio ad ogni costo. Se non potrò attirarlo nel mio regno, dovrò trovare un altro modo per conquistarlo. Regina, dimmi cosa devo fare, consigliami. Ah, ti prego, vertigine, non posso continuare così, non posso. Tu devi assolutamente aiutarmi. Regina, ti ho servito con fedeltà per lunghi anni, ma questa volta il mio aiuto sarebbe la morte per te. La morte? Sì, dovresti scendere dalle montagne e il clima caldo della valle ti farebbe sciogliere. Proverò ancora, ma se fallirò scenderò dalle montagne.
Buongiorno, papà. Buongiorno, mia cara. Ti sei alzata molto presto oggi. Ma cosa ti sei messa in faccia? Così truccata non sembri più tu. Oh. Salve. Babette è pronta, signor Antonio. Mi aveva detto che l'avreste lasciata venire a fare un picnic con me oggi. Oh, beh. Sì, certo, ora capisco perché si è alzata così presto e si è truccata. Ehi, Rudy, mi è venuta un'idea. Certo dipende dal tempo libero che ti rimane. Ti piacerebbe venire a caccia con me oggi? Così potresti cominciare ad insegnarmi i trucchi del mestiere. Beh, non saprei, signor Antonio. Bene, allora... Papà, noi andiamo a fare un picnic. Era già tutto combinato. Verrà con te un'altra volta. Babette, caspita come sei carina. Davvero? Grazie. Sembra che il nostro Rudy sarà parecchio impegnato nei prossimi tempi. Papà, ora dobbiamo andare, sennò faremo tardi. Bene, ma non dimenticate di legare il cavallo e lasciargli del cibo se vi allontanate, eh? Ehi, guardate, non è Rudy che guida quel calesse? Sì, e chi è con lui? È Babette, la figlia del ricco Miller. Che fortuna, se ne va in giro tutta sola con il nostro Rudy. Che invidia mi fa. Spero che le venga un raffreddore. Come osano quei due. La loro felicità mi fa impazzire di rabbia. Ah, che meraviglioso panorama c'è qui in montagna. Vedrai quando arriveremo a Interlaken. Lì è un vero paradiso terrestre. Scioglierò il ghiacciaio che alimenta il lago. Una valanga d'acqua si abbatterà su di loro e li farà affogare. Se non posso averlo io, neanche lei lo avrà. No, regina, no. Lasciali andare. Oh, sono arcistufa dei tuoi stupidi consigli, perciò fai silenzio. Tutto ciò che voglio è aiutarti, regina, perciò ascoltami, ti scongiuro. Da quanto ho potuto vedere, questo ragazzo è dotato di moltissimo coraggio. D'accordo, ha molto coraggio. E con questo che vuoi dire? So per esperienza che le persone come Rudy non si piegano alla forza, ma lottano disperatamente senza perdersi d'animo. Ma come? Come potrà resistere al mio potere? Il tuo potere non può vincere. Sono certa che sai cosa succederà se scioglierai il ghiacciaio. Rudy morirebbe. In questo caso lo avrei per sempre. Prenderai il suo corpo e lo porterai qui. Sì, certo. Otterresti il suo corpo, ma il suo cuore non sarebbe mai tuo. Il suo cuore appartiene a Babette e così sarà per sempre, mia regina. Se tu vuoi che Rudy si innamori di te, smettila di perseguitarlo con i tuoi malefici. Oh, non ci avevo mai pensato, Vertigine. Tu sei giovane, ma dovresti ascoltare i consigli di una donna anziana. Ascoltami, se vuoi conquistarlo. È vero. Cosa me ne faccio del suo corpo se non domino anche i suoi sentimenti? Ah, com'è bello, Rudy! Questo è il posto più incantevole che abbia mai visto. Ma non siamo ancora arrivati a Interlaken. Sono sicuro che ti piacerà ancora di più, Babette. Yeah! È magnifico. Vieni, Babette. Guarda, il cielo è così terso che sembra di poter toccare quelle montagne. Quella è l'Eiger, quella in mezzo si chiama il Frate, quella a destra è il Monte Bianco, che la gente chiama la Purezza. Rudy, come si chiama quella? Quell'alta montagna, laggiù, in fondo. Quella è conosciuta come il Salto della Renna. È così ripida che persino i cervi e le capre di montagna a volte non si salvano. Guarda lassù, le aquile controllano i loro nidi.
Oh, io odio le aquile, mi fanno paura. Io la Aquile, non fate paura, Babette! Aquile! Aquile! Rudy, ecco l'isola in mezzo al lago di cui mi avevi parlato. Andiamo là. Mi dispiace, non possiamo. E perché no? Beh, dovremmo avere una barca, ma non l'abbiamo. Oh, eccone una laggiù in fondo. Vado a prenderla. Tu aspettami qui. Siamo fortunati, ci sono anche i remi dentro. Rudy, hai un'ottima vista per vedere fin laggiù. Sono contento di vederci bene, così non mi perdo nemmeno un particolare della tua bellezza. Come sei gentile, vai a prendere la barca. Ti aspetterò qui, torna presto. Oh! Torno subito. Mai visto, l'ha appena baciata, lo ucciderò. Non farlo, in questo caso la forza non serve, perderesti il tuo Rudy. Ah sì, allora so cosa fare, ucciderò Babette. No, non devi, non è con la morte di uno dei due che porrai fine a questo loro grande sentimento. Ricorda quello che ti ho detto. Ma allora come posso fare? Regina, tu devi imparare ancora molto sul comportamento degli uomini quando si innamorano. L'amore si basa sull'amicizia ed essi non prendono il cuore dell'altro, ma sono felici di donarlo. Vuoi dire che devo attendere che Rudy mi dia spontaneamente il suo cuore? Credo proprio di sì. Ma come? Come può innamorarsi di me se non mi ha mai vista neanche una volta? Rudy è come accecato dall'affetto che ha per quella ragazza, ma se lei improvvisamente cambiasse, forse lui la dimenticherebbe. Hai ragione. Se lei non lo incoraggiasse, lui perderebbe interesse e quindi le vorrebbe meno bene. Regina, lascia che ti dimostri come la gentilezza spesse volte valga più della forza. Mi sono spaventata, signora. Non mi ero accorta della sua presenza. Vedo che hai raccolto dei fiori molto belli. A confronto del suo è soltanto un mazzolino. Lei sì che ne ha trovati di stupendi. Non ne ho mai visti di simili prima d'ora. Come si chiamano? Questi sono lilla alpini. La gente dice che sono i fiori degli innamorati, perché profumano deliziosamente se si donano alla persona amata. I fiori degli innamorati? Se ti piacciono, te ne regalo volentieri qualcuno, cara. Grazie tante. Lei è davvero molto gentile, signora. Ti piace il loro profumo? Sì, ti piace, vero? È un profumo molto, molto delicato. Addio, cara. Adesso dimentica di avermi incontrata. Eccomi, Babette, ho preso la barca, sto arrivando. Tra pochi minuti saremo sulla nostra isoletta e potremo fare il picnic. Babette, dove sei? Ah, eccoti qui. Babette, che cosa c'è? Spero che tu non ti sia annoiata ad aspettarmi. Allora, sei pronta per andare sulla nostra isoletta? No, non voglio più andare sulla tua stupida isola. Ma cosa? È stata una tua idea. Prima eri così contenta, ci volevi andare. Ho cambiato idea. Oh, Babette, perché sei così arrabbiata? Ho forse fatto qualcosa che ti ha dato fastidio? Scusami se è così. No, lasciami stare, non mi piace più questo posto, voglio tornare a casa subito. Vuoi tornare a casa? Ma sembravi così felice quando siamo arrivati, mi hai detto che era il posto più bello che avessi mai visto. Che cosa c'è di così divertente? Sei molto
molto ridicolo quando vai in barca. Forse sarai un bravo scalatore, ma non sei di certo un buon marinaio. Cosa? Ma che ti è preso? Perché sei diventata così antipatica? Rudy, c'è soltanto una cosa che io voglio. E se tu me la procurerai, forse verrò con te sull'isola. E che cosa vorresti? Una piccola aquila. Voglio uno degli aquilotti che ci sono sulla cima. Che cosa? Vuoi che io scali il salto della renna? Non posso arrivare lassù. Pensavo che tu fossi il più bravo scalatore di tutte le Alpi svizzere. Se mi ami, mi porterai qui un aquilotto. Dovrei essere il più bravo scalatore del mondo per andare lassù. In ogni caso, tenterò lo stesso, se è questo che ti rende felice. Proprio così mi farà felice. Se mi ami davvero, vai lassù. Fallo per me. Ti amo davvero, Babette, con tutto il mio cuore. Scalerò quella montagna per te come prova del mio amore. Aspettami qui, ti porterò l'aquilotto. Scalerà la montagna. Vertigine, il tuo piano ha funzionato. Sì, quei lilla alpini che Babetta hanno usato erano intrisi di una pozione magica. Quando la magia finirà, lei non ricorderà di essere stata così egoista. Ma Rudy comincerà a chiedersi se ama davvero Babette come pensava. Bene, lo aspetterò in cima e lo catturerò. Oh mio Dio, nessun uomo è mai riuscito a scalare il salto della renna. Chissà se ce la farò. Devo tentare per lei. Comunque, non credevo che Babette fosse così. Non mi piacciono quelli che ti obbligano a fare le cose. Ah! Rudy, pensa a ciò che fai. Testa, cos'è successo? Dove sono? Oh. Rudy, dove sei? Rudy! 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 Ora ricordo, voleva prendere la barca. Attenta, bollicina, avresti potuto cadere. Oh, Bingo riesce ancora a vedere Rudy. Sì, sta ancora scalando il poverino. È ignaro del fatto che la regina del ghiaccio lo sta aspettando sulla cima. Ho cercato di aiutarlo e di metterlo in guardia, ma quello sciocco non ha capito. Beh, ci vediamo al prossimo episodio, bambini. Ciao! Ciao!氷姫の悪だくみとも知らず、ルーディは鷲の火縄を取りに出発しました。そこは目もくらむように高い岩山で、一歩誤れば命がありません。でもルーディは勇気を振るい起こして火縄を手に入れ、とうとう結婚の許しをもらったのです。悔しがった氷姫は二人を結婚させないために最後の恐ろしい手を使ってルーディとバベッティの仲を裂きにかかったのです。来週のアンデルセン物語、氷姫の最終回、悲しみのバベッティ、みんな楽しみに待っててね。 じゃあねー。それがどうした？ ずっこのずはずるやすみのず、ずるがしこいのず、ずんべらこのず、ずいぶんまじいこのず。だからどうした？男の子だい。はずっぽけた、はずずずっぽけた。ずっこのずはずずるしのず、気はよくないのず、ずばりなまけもののず。
だからどうした男の子だい。はずこけた、はずずずこけた。ずっかずっかずっかずっか。ずっかずっかず。ずっかずっかずっかずっか。ずっかずっかず。ずっかずっかず。ずっかずっかず。ずっかずっかずっかずっか。ずっかずっかず。ずっかずっかずっかずっか。ずっかずっかず。ずっかずっかず。ずっかずっかず。ずっかずっかずっかずっかずっかずっかず。